E cari amici di Rock in Town, sono qui in compagnia di Overnight Sensation. Ciao a tutti, ciao, eccoli, ciao, eccoli, ciao. Eccoli. Allora, innanzitutto presentiamoli. Andrea Spontoni, tastiere. Ok. Mauro Tonini, batteria. Matteo Manfrin, voce chitarra. Yeah. E Alessandro Baraldi, basso e seconda voce. E Jacopo Predari, turnista speciale per turnista oggi. Turnista speciale. Speciale, finisci la frase? Di metal, molto. Ok, di metal molto, molto metal, molto molto metal. Allora, dobbiamo dire innanzitutto che voi arrivate da Mantova, ma non solo, no? Sì. Perché la band è un po'. Siamo un po' sparsi. In varie regioni. Sì, il tastierista allora, è in confine diciamolo. Fra Mantova e Cremona. È ancora mantovano, però tende a specificarlo. Il batterista è mantovano, ma con sede in Trentino, là sui laghi e sui monti. E stasera è arrivato dal Trentino. E domani va al lavoro alle 6 e fa 6 ore di macchina. Cioè, ragazzi, ecco. Quindi è una passione grossa, ecco, diciamo. Ditemi se non è una passione vera questa. E loro anche loro da Mantova. Sono di Mantova. Loro Mantova. Sono di Mantova. Però lui domani va a Milano. Domani devo andare a Milano e poi mercoledì tornare su a Verona, quindi Mantova. Ah, beh, insomma, gente che gira di qua e di là. Bene. Dunque, ma passiamo a voi come gruppo. Sì. Dunque, come possiamo definire il vostro genere musicale? Metal, sì, ma... Arde Nevi, noi ci definiamo Arde Nevi perché abbiamo... Arde Nevi? Sì, un misto tra hard rock e heavy metal. Bello. Contaminazioni dall'hard rock puro anni 80 e 90 e l'heavy metal moderno. Bellissimo, di pura scuola genere. Americana. Bene. Con, diciamo, un po' di sfaccettature... sinfoniche, cinematografiche, perché abbiamo tutte le canzoni. Cinematografiche in che senso? Abbiamo tutte le canzoni introdotte da intro o comunque basi che riconducono allo stesso concept. Ah, sì? Sì. Ah, benissimo. E all'attivo avete dei lavori, abbiamo degli album? Abbiamo un doppio album e un EP. Addirittura? Sì. 3-4 videoclip dei vari singoli estratti dall'album e adesso ci chiuderemo, questa è l'ultima data del tour estivo. Ci chiuderemo in studio dalla settimana prossima per la stesura del nuovo album che uscirà nell'estate 2015. Wow, quindi da adesso vi mettete a lavorare dobbiamo, di brutto. Dobbiamo. Dovete. Quindi all'attivo quanti più o meno concerti avete? Beh, quest'estate ne abbiamo fatti più di 20 in tutta Italia, tutto nord Italia, fino giù a media Italia, quindi insomma è stata un'estate prolifica questa. E quando vi siete formati? Allora, l'unico membro ufficiale sono io dal 2008, sì. Okay. Questa è la formazione nuova che comunque c'è sulle scene da un anno e mezzo, due. Okay. È la più stabile, diciamo. È la più stabile, perfetto. Diciamo che sono quelli che hanno più voglia di lavorare e di credersi. Lo so, tante volte, vabbè, lasciamo stare un esatto. Discorso lungo. Va bene, che cosa vi ha spinti a venire qua da Mantova al Trentino, eccetera, eccetera, il confine tra Mantova e Cremona, non lo so. Cosa vi ha spinto a venire qua a partecipare al Rocking Universe Metal Fest? Allora, prima di tutto lo sfondo benefico. Noi quando c'è uno sfondo benefico ci muoviamo anche a costo di perderci di benzina, di autostrada, eccetera. Tanto e questo lo cappello. Facciamo sempre. Veramente. Poi, insomma, per noi ogni esperienza è nuova e valida per accrescere appunto il nostro bagaglio. Non cerchiamo soldi, non cerchiamo fama per ora, quindi
insomma, anche a costo di farsi 6 ore di macchina, noi le facciamo pur di suonare. Noi siamo veramente onorati, intanto perché siete bravissimi, vi ho già sentiti a Vercelli, abbiamo suonato, sì, ma io vi ho sentiti anche comunque nei vari video eccetera. Poi siamo onorati anche principalmente perché vi siete smazzati tutti questi chilometri per qualcosa di benefico, e questo vi fa molto onore e noi siamo onorati, ecco. Grazie. Giro di parole, ma per dire che bene, allora adesso salutiamo il nostro pubblico di Rockin' Town e vi aspettiamo sul palco più tardi. Allora, al mio tre, sì, cosa diciamo? Ma sì che lo sai, certo che lo sai, ovviamente. Allora, mi hai dato il biglietto prima. Al mio tre, 1, 2, 3 Rockin' Town. Ok, grazie ragazzi. Grazie a voi. Ci vediamo dopo on stage. Grazie. Thank you.